Allora, come già dicevamo prima dell'intervallo, proviamo a vedere come elaborare questo file usando la libreria CSV, in particolare il cosiddetto oggetto CSV Reader. Io ho fatto un'altra copia dello stesso programma, Ordina Comuni, così lo teniamo, e l'ho chiamato Ordina Comuni CSV, così abbiamo le due versioni. In questo caso, cosa devo fare? Come mi devo comportare? Allora, dato un file che so essere in formato CSV, lo posso aprire, lo devo aprire innanzitutto, e poi posso definire un lettore convertitore CSV con la funzione reader. Quindi importo CSV, importo la funzione reader, e quindi avrò, diciamo così, un fReader, fCSV uguale reader di f. Quindi semplicemente prendo un file che ho appena aperto e ci aggancio sopra una funzione reader che è in grado di convertire le linee in, in liste di campi. A questo punto, io quando faccio la mia iterazione, non itero più sul file grezzo, ma itero sull'oggetto che è in grado già di leggere il file CSV. Quindi la differenza che avrò qua è, itererò su fCSV, e quello che mi restituisce come riga è già l'elenco dei campi. Quindi in realtà questa riga qua non mi serve più, sotto forma di stringa non lo vedo più il contenuto del file, ma lo vedo già direttamente sotto forma di campi. Quindi ogni volta che itero sul lettore CSV del file mi dà già una lista contenente i campi. E ci ha pensato lui a analizzare virgole, apici, virgolette, eccetera, eccetera. Il resto non l'ho cambiato. Ok, quindi in qualche modo, dunque qua però c'è qualcosa che non va, print campi, vediamo cosa mi arriva. Ah, ok, perfetto. Allora, in questo caso ho provato a leggere. Lui legge i campi di ogni riga, ma purtroppo per me mi ha restituito un campo unico, perché ovviamente lui in automatico immagina che il separatore di linea, di campo sia la virgola. Mi sono dimenticato di indicare al reader, senti, quando tu vai a spezzare il file, fallo col delimitatore che sia il punto e virgola. No, perché altrimenti mi ha dato un campo contenente un elemento solo, cioè una riga che conteneva un elemento solo che era l'intera riga, perché cercava le virgole, ovviamente. Ok. Adesso, no, vedete che questi in realtà sono gli stessi che abbiamo visto prima, ma prima queste liste ce le avevamo costruite noi facendo una split. Qua invece non c'è bisogno di fare nessuna split, perché praticamente la fa già il reader e mi dà già i campi. Quindi l'operazione di leggere la stringa e convertire la stringa in lista è fatta automaticamente. Per questo tipo di file non c'è grossa differenza. Perché? Perché non abbiamo anomalie. Non abbiamo nomi di comuni che contengono il punto e virgola, non abbiamo nomi di comuni che alcuni abbiano il doppio apice, altri non ce li abbiano, eccetera, eccetera. E quindi la differenza ci sembra minima. Ma se dovessimo gestire una serie di anomalie, il nostro codice comincerebbe a diventare parecchio complicato e non saremmo neanche sicuri di, diciamo, di farlo giusto in tutti i casi, mentre invece qui, usando, diciamo così, la libreria predefinita, ci pensa lei a gestire tutti i vari casi. No? Quindi quando possibile, no, il mio suggerimento è sempre, quando possibile usiamo le funzioni già delle librerie CSV, e così ci svincoliamo da dover elaborare il file CSV a mano.
dove la C di CSV è un'indicazione, nel senso che questo non è neanche un comma separated variable, ma sarebbe un semicolon separated variables, no? Ma magari troviamo un file in cui le variabili sono separate da un punto esclamativo, da altri caratteri, eccetera. Allora, qualora troviamo dei formati di file che sono divisi su campi per, più campi per riga e un record per riga, e c'è un carattere separatore, possiamo in qualche modo assimilarlo alla funzione CSV, che tra l'altro in realtà noi lo vediamo solo in modo molto semplice, ma ha la possibilità di definire quelli che lui chiama i dialetti del CSV, quindi Excel salva le cose in un certo modo, salva le date in un certo modo, invece altri programmi lo salvano in modo diverso, e quindi è in grado un pochino di adattarsi, ma noi cercheremo di lavorare con dei file il più possibile semplici. La stessa cosa si può fare in fase di scrittura. Ah, ecco, noi abbiamo saltato la prima riga del file, ok? Saltando direttamente con la read line. È un pochino brutto, perché a questo punto alcune operazioni di lettura le facciamo sul file F, grezzo, altre operazioni di lettura le facciamo sul CSV reader. No? Abbiamo due modi diversi per leggere dallo stesso file, ma il file è sempre lo stesso, quindi si va avanti. Quindi potrebbe un pochino confondere. La stessa operazione che dovevo fare qua, di saltare una riga, la posso fare anche direttamente sul CSV reader con la funzione next. La funzione next in realtà si applica a tutti gli iteratori, a tutti i contenitori, mi dà l'elemento successivo. E quindi io potrei, no, conviene, se decidiamo di leggere il file come CSV reader, la variabile f non la guardiamo neanche, ecco, cerchiamo di non usarla e usiamo direttamente, quindi per passare alla riga successiva facciamo tutte le operazioni sul reader, quindi salta una riga. Che ovviamente deve essere nel formato corretto, con i vari campi separati da virgole. Quindi va, in questo caso non cambia nulla, togliamo solo questa print che inquina parecchio. In questo caso ho creato una lista con solamente i nomi dei comuni. Se volessi fare altri tipi di operazioni, molto probabilmente creerei una tabella, una lista di liste. Voglio avere il comune e la provincia e poi poterci fare delle operazioni, tipo contare quanti comuni ci sono per ciascuna provincia. Allora, lavorare su questi dati potrebbe essere scomodo, allora ci selezioniamo solamente le colonne che ci servono, no? Abbiamo detto comune e provincia, vuol dire che a me serve la colonna 6, dove è scritta la provincia, è uno di questi campi, andiamo a vedere come si chiama, codice provincia, no, solamente un codice. Codice di partizione geografica, denominazione regione. Ecco, qui si vede i danni che fanno. Denominazione dell'unità territoriale sovracomunale, che in pratica è la provincia, secondo me. Solo che avendo sulla carta abolito le province, non la possono più usare come parola, no? Allora l'hanno chiamata unità territoriale sovracomunale. Pensate quanto siamo intelligenti. Quindi potrei usare questo campo qua, che per fortuna, se il comune era il 6, qui c'è un campo 7 che è vuoto, 8, 9, 10 dovrebbe essere il campo 11. Allora, se immaginiamo di voler modificare questo esercizio, no? Chiedendogli anche di trovare quanti comuni ci sono per ciascuna provincia, quindi commentiamo un attimo questo blocco qua, che è quello dell'ordinamento, e facciamo un altro esempio, quanti ci sono per ciascuna provincia. Allora, cosa potrei fare? Posso costruire una lista
di liste, cioè una tabella con due colonne che sono il comune e la provincia. Leggendo il file. Quindi io ho il mio CSV reader, ho già saltato la prima riga, quindi sono pronto a elaborare il file. Quindi posso avere una mia tabella che parte vuota e ci aggiungo per ogni campi in FCSV, nel CSV reader, mi serve non salvare tutto, tutta la tabellona, ma solamente due colonne. Quindi salverò solamente dentro tabella, ci aggiungo solamente una lista fatta di due elementi, che sono campi di 6 e campi di 11, se ricordo bene. Quindi qui attenzione alla parentesi quadra, campi di 6 è un campo, campi di 11 è un altro campo, entrambi costruiscono una lista con due elementi, quindi racchiudo tra queste altre due parentesi quadre, una lista di due elementi che viene aggiunta come una riga successiva della tabella. E quindi una cosa di questo genere. Sì, non è neanche la provincia, è una cosa che gli somiglia. Sul Sardegna è una provincia che voi sappiate. No, sono rimasto indietro. Sì? Si chiama così? Ok. Per non far torto a nessuna città. Ok. Quindi noi abbiamo comune, provincia e così via. E ho letto questa struttura dati facilmente dal file. Adesso l'elaborazione che volevo fare è dimmi per ogni provincia quanti comuni ci sono. Qual è secondo voi un modo più comodo per fare questa operazione, questo conteggio? Da questa tabella. Allora, innanzitutto mi sembra, però non so se mi serve, mi sembra che sia ordinata per provincia. Mi aiuta a sapere che quelle righe sono ordinate per provincia? Ammesso che lo siano davvero, ma sembra di sì. Forse mi potrebbe aiutare, no? Nel senso che io potrei fare un ciclo in cui vado a prendere la prima riga, vado a vedere la provincia che ha e poi leggo tutte le righe successive fin tanto che la provincia è sempre la stessa. Leggo finché la provincia è sempre Torino, va bene, prima o poi finirà, no? E poi passa a una provincia diversa. Allora a questo punto vi do quante ne ho lette di Torino prima di vedere qualcosa di diverso? Conto e te lo dico. Poi a questo punto la mia provincia di riferimento sarà cambiata e comincio a contare queste qui. Possiamo provare a scriverlo? A questo punto però, vedete che il file non mi serve più, ho i dati che mi servono nella tabella e analizzo un semplice tra virgolette, esercizio di analisi dei dati nella tabella. Quindi io posso indicare che la provincia è uguale a tabella di 1, di 0 di 1, scusami. Prima riga, secondo campo. E vado a contare, quindi avrò un ciclo in cui parto dalla riga, diciamo così,
voglio chiamare riga perché prima riga era una stringa, diciamo così, numero riga, numero comune, parto dal secondo e vado avanti while tabella di numero comune 1 è uguale alla provincia n comune uguale n comuni più 1. Quindi mi prendo la prima provincia, poi parto dal secondo comune, riga uguale 1, vado avanti incrementando il numero di comuni, quindi la riga che leggo, solo se la provincia dei comuni che via via sto leggendo, incrementando nel comune, è sempre uguale alla provincia di partenza. Fatto questo, dovrei aver trovato la prima. Print provincia, numero di comuni. Vediamo un po' se fa una cosa sensata questo. Mi dice Torino 312. Può essere. Non ci metterei la mano sul fuoco che sia 312 o 311 o 313, perché con l'inizializzare a 1, a fare i confronti, bisogna fare attenzione e lo possiamo pensare bene. Però ovviamente questo me l'ha dato solo per la prima provincia. E per quelle successive? Io ripeto lo stesso pacchetto. Cioè questa stessa cosa la posso ripetere come? E a questo punto devo prendere la provincia, io ho fatto copia e incolla, poi ovviamente lo stiamo facendo per metterlo in un ciclo, no? Quindi per ragionare su come evolve questa cosa. La provincia che dovrò consultare da questo momento in avanti non è più la provincia di Torino, ma la provincia che trovo in questo numero di comune che, in cui ho trovato la differenza. Quindi in questo caso non sarà più 0, ma sarà il numero di comune precedente. Cioè sono arrivato fino al comune 137, no, 312, e al 312 ho trovato una provincia diversa, allora questa provincia diversa diventa la mia nuova provincia che devo cercare. E vado avanti. Attenzione che però non devo più mettere n comune uguale 1, ma devo andare avanti rispetto al valore precedente, perché sennò vado a rileggere le stesse. E quindi in teoria dovrei stampare la seconda. Adesso ho fatto un po' di confusione perché mi dice che Vercelli ha 394 comuni, in realtà 394 non è il numero di comuni della provincia di Vercelli, ma è la somma di tutte e due. Quindi dovrei separare l'indice che uso per andare avanti rispetto a un contatore che mi dice quante province ci sono, quanti comuni ci sono in quella provincia. Nel primo caso, nel primo blocco di Torino era uguale perché partivo da zero, negli altri blocchi invece ovviamente il numero di riga non è uguale al numero di comuni, il numero di comuni devo ogni volta ripartire da zero. Quindi posso dire, separiamo il conteggio dall'indice, n comune potrebbe essere sempre l'indice che continua ad andare avanti e il conteggio parte da 1 e stampo il conteggio. A questo punto mi dà 83. E se volessi andare avanti, proviamo a farlo ancora una volta, incollo una terza iterazione, proviamo a vedere se questo blocco, a questo punto lo possiamo ripetere così com'è. Sta andando avanti così. Quindi in realtà tutto questo lo posso effettivamente, anziché fare copia e incolla qualche centinaio di volte, mettere in un ciclo, dove ho numero comune che ho inizializzato 1 solamente la prima volta e invece conta che inizializzo 1 ogni volta. Quindi vuol dire che tutto questo sta dentro un ciclo
while qualcosa, dove dentro il ciclo reinizializzo conta 1, mentre invece prima del ciclo devo mettere n comune uguale a 1. Zero. Zero perché poi gli pesco la provincia da qua. E quindi dovrò fare n comune più 1. Sto cercando di generalizzare mettendo qualcosa che vada bene sia alla prima iterazione che alle altre. Quindi io voglio che la prima volta che lui legge la provincia legga quella della prima riga, cioè lo 0. Quindi qua dentro, dentro n comuni, ci devo mettere 0. Però poi voglio che questo ciclo while vada non da quel comune lì, ma da quello dopo. E quindi passo già, ok, tutto ho già guardato, passo a quello dopo. A questo punto, se va bene, questa qui non mi serve più, questa qui non mi serve più, e quel while dovrebbe fare tutto da solo. Finché cosa? Finché n comune è minore della lunghezza della tabella. Che dite? Adesso vedete che qua mi 82, prima scrivevo 83, adesso magari dobbiamo fare mente locale, controllare bene se stiamo contando giusto. Ma prima secondo me, non lo so, vediamo. Sembrerebbe giusto così, ma poi andiamo a contare, ma non dico a mano nel file, ma contando le righe, vediamo subito qual è quello giusto. E va avanti così, effettivamente fa questo lavoro. Ovviamente si fida pesantemente del fatto che i comuni della stessa provincia siano tutti uno in fila all'altro, altrimenti questo non funzionerebbe minimamente, questo algoritmo. Poi alla fine piange, dopo Oristano, perché dice che a un certo punto va fuori list index out of range, quella riga 39, qui, e qui si sta andando a schiantare fuori dalla lista all'ultima provincia. Oristano credo sia la penultima. Qui c'è su Sardegna, probabilmente prima di su Sardegna c'è Oristano, ecco, l'ha fatta. E qui tu, adesso lui sta processando questa su Sardegna. Va avanti a leggere e andrà avanti a leggere finché troverà un nome di provincia diverso. Ma nomi di provincia diversi non ce ne sono più, perché è l'ultima. E quindi questo ciclo while è troppo ottimista, perché dici, io prima o poi trovo qualcosa di diverso. E no, caro, non lo trovi a volte trovi un muro che ti dice che la lista è finita. Allora, aggiungiamolo come condizione, finché ci sono ancora comuni, e finché i comuni che trovo sono della stessa provincia, vado avanti. Quindi finché n comune è minore di len di tabella, e quindi la condizione sul numero comune minore di len di tabella la devo mettere prima. Prima di poter usare len di tabella come indice, devo essere sicuro che sia dentro la matrice. E se c'è ancora un dato, questo è della stessa provincia, incrementa e prosegue. Se non ci sono più dati, oppure ci sono ma la provincia è cambiata, esci. E infatti, anche su Sardegna, che ho scoperto oggi,
ha ben 107 comuni sul suo territorio. Mi fido, ma non mi fido. Abbiamo detto, proviamo a vederla qua in modalità tabella, riduco un po' il font, perché tanto non ci interessa leggere bene, ma voglio contare le righe. Abbiamo detto Torino parte dalla riga 2, sto verificando se i dati che escono hanno senso, e arriva fino alla riga 313 compresa. Quindi 313 meno 2 più 1 fa 312, ed è giusto. Vercelli partiva dalla riga 314 alla riga 395, aiuto, aiuto, chiedo aiuto a lui, 395 meno 300, cos'era? 12? Più 1 sono 82, giusto? 82 è il numero che ci è venuto. Quindi la prima funziona, la seconda funziona, l'ultima. Se funziona la seconda funziona anche la 17esima, perché siamo in mezzo alla matrice. L'ultima, vediamo un po', su Sardegna ha 7904 meno la riga da cui iniziano è la 7798, più, chiaramente metto il più 1 perché sto considerando compresi di entrambi gli estremi, no? 107, e il programma cosa mi ha detto? Il programma mi ha detto, dai su, fatti prendere, qua, 107, ok. Quindi direi che questo conteggio, che abbiamo controllato a mano per tre casi, uno all'inizio, uno a metà dentro e uno in fondo, ci dà buona fiducia sul fatto che sia giusto anche in tutti gli altri casi. Ok? E questo somiglia a quegli esercizi che vi facevamo stupidi, che vi facevamo fare mesi fa, in cui dice c'è una serie di numeri, dimmi quante volte ci sono dei numeri consecutivi uguali tra di loro, eccetera. Solo che allora non servivano a niente. Adesso lo stesso algoritmo riusciamo forse a capire un pochino di più a che cosa può servire. E se, perché devo complicarla, no? E se non fossero in ordine? Innanzitutto, c'è un dubbio, domande su questo, se no lo complichiamo. Se non fossero in ordine, dimmi, scusami. Certo. Dimmi. Qui adesso ciclo while, questo qui, o prima. Qua. Questo qua. Allora, questo ciclo for sto leggendo le righe del file CSV usando l'oggetto reader che mi permette già di fare tutti gli split da solo. Mi dà una lista campi, ogni riga nuova mi dà una lista, a me quella lista non serve tutta, me ne faccio una più piccola solamente con i dati che mi servono, che è l'argomento di quell'append, la lista mia. E poi questo append lo appendo alla tabella aggiungendo righe via via. Okay? Poi da qui in poi, in realtà, vedete che qua io sono andato avanti, ma io volendo avrei potuto fare una close del file direttamente con la riga 30, perché da qui in poi il file non lo sto più usando. Ho già letto tutto ciò che c'era, ciò che mi serviva leggere, ce l'ho nella tabella e lavoro con la tabella. Dimmi. Dove ho creato il reader?
Reader è una funzione che prende, diciamo così, un parametro obbligatorio che è il nome di un file, un oggetto di tipo file che ho già aperto per conto mio, e poi dei parametri opzionali che specificano, diciamo così, le varianti del formato CSV. In questo caso noi dobbiamo cambiare il delimitatore perché il nostro file non è una virgola bensì un punto e virgola. Dimmi. Cannot import reader from? Quello hai fatto import CSV davanti? Sì. E quello sembra quasi che nella creazione del progetto non abbia, diciamo così, inizializzato tutte le librerie, perché parzialmente inizializzato modulo CSV non fa parte delle librerie standard, quindi non dovrebbe avere problemi a importarlo. Magari lo guardiamo insieme. Allora, proviamo a fare quest'ultimo passo insieme. Se le province non fossero ordinate, cioè proviamo proprio a farci del male, perché non possiamo far finta che non siano ordinate. La tabella la rimescoliamo. No, si chiama così? No, come si chiamava? Random punto... Era random punto shuffle di tabella. Questo. Quindi ora la tabella la mescolo, cioè lo shuffle mescola gli elementi di una lista, lo facevamo con le carte da gioco, in questo caso è una lista di liste ma non importa, vuol dire che mescola tra di loro le righe mantenendo le colonne a posto. No? Quindi se io la volessi vedere adesso ha gli stessi dati ma le province sono tutte mescolate. Allora, l'algoritmo di prima lo possiamo buttare via. Giusto? Perché si basa proprio sul fatto che i comuni della stessa provincia sono tutti consecutivi, li conto. Vabbè, c'è uno che arriva e dice, ma senti, ma non possiamo mettere in ordine di nuovo per provincia e poi usare l'algoritmo di prima? Certo, certo. Volendo. Si può fare così. Basterebbe fare in modo che nella tabella scambiamo la prima con la seconda colonna, in modo che il for vada a confrontare prima la provincia e poi a parità di provincia il comune. No? Ricordate che sort l'abbiamo visto che poteva ordinare anche dati complessi e confrontava la prima colonna e poi eventualmente la seconda. In questo caso abbiamo comune e provincia, avremmo dovuto costruire la lista con provincia comune. Più avanti impareremo un modo di farlo senza scambiare le colonne. Però siamo testardi, non vogliamo farlo. Qualcuno viene in mente un modo? Dimmi. Sì, allora lui dice contiamo quante volte si ripete una determinata provincia, quindi io parto dalla prima, adesso qui è l'ultima, facciamo finta che sia questa, prendo la prima provincia e faccio un passaggio su tutta la lista contando quante volte compare quel valore. Poi passo a quella successiva. Sembra anche facile. Quindi io cosa faccio? Però devo ripeterlo, perché poi passo la prima, poi la seconda, poi la terza, eccetera. Quindi io cosa faccio? Un for i in range len di tabella,
andiamo a vedere la provincia, tabella di IZE, I1. Ok? Provincia uguale tabella di I1, conta uguale 0, 1 anzi, perché lei c'è già. No, facciamo 0. E poi andiamo a vedere con un altro indice quante volte quella provincia c'è già, se tabella di J di 1 uguale provincia conta uguale conta più 1. Print provincia conta. Quindi I mi prende uno dopo l'altro i vari comuni. Prendo il primo della tabella, vado a vedere che provincia è e mi chiedo, ok, questa provincia quante volte compare in tutta la tabella? Quella provincia del primo, eh? Allora quest'altro secondo ciclo for che mi conta quante volte quella provincia lì compare in tutta la tabella. E me la conta giusta. Poi passo alla seconda riga e vedo, ok, tu di che provincia sei? Un'altra provincia, tutte mescolate. E quindi quest'altra provincia quante volte comparirà? E dovrebbe, se non sbaglio qualcosa, funzionare. Solo che stampa un po' troppa roba. Vedete che andava avanti, 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 ma perché? Perché dopo che ho stampato il primo elemento a una certa provincia, supponiamo Vercelli, no? Stampo tutti i conteggi di Vercelli, ok, poi la seconda provincia, la terza, la quarta, le stampo, è tutto giusto. A un certo punto arriverò a un altro Vercelli e questo algoritmo non lo sa che Vercelli l'ho già contato e quindi glielo conta di nuovo. Quindi in realtà lui il conteggio lo fa, lo ripete ogni volta che trova una provincia, la riconta più volte la stessa. Ovviamente il numero sarà sempre giusto, ma fa un lavoro inutile ogni volta. Adesso non so se per caso riusciamo a vederlo nella stessa videata. Ecco qua. Un Palermo qua, un Palermo qua, un Palermo qua. E un altro Palermo qua. Lo shuffle ha messo tanti comuni di Palermo più o meno vicini. Ogni volta che ne incontro uno rifaccio il calcolo e lo ristampo. Quindi in questo caso funziona, ma dovrei evitare di ricontare la stessa provincia dopo che l'ho già contata una volta sola. Dopo che l'ho già contata almeno una volta. Allora, come faccio a sapere se una determinata provincia l'ho già vista oppure no? Lui prima suggeriva una cosa drastica. Quando la vedo la cancello, no? Che a me piace poco, uno perché la tabella poi perde i dati, se la dovessi usare per altro dovrei lavorare su una copia. Due, perché se io cancellassi con un pop questo elemento qua perché è della provincia giusta, mi sballa tutti gli indici da questo momento in avanti, perché cancello l'elemento nella posizione 127 e tutti gli indici da lì in poi sono sbagliati, il range non funzionano più, perché il range cerca di arrivare fino a 7900, in realtà ho solamente più 7600 linee nella tabella, perché man mano che le trovavo le ho... Quindi piacerebbe poco. Però posso fare quello che ho detto a parole. Cerco di ricordarmi quelle che ho già visto. No? Se io mi ricordo le province già viste, che all'inizio non ne avrò visto nessuna, ma quando vedo una provincia mi chiedo, senti, ti ho già vista te? Se non ti ho ancora vista allora ti conto, altrimenti non ti conto. Quindi, if provincia non è nelle viste,
allora ti conto. E poi ti metto nelle liste. Quindi tutto questo conteggio lo faccio solamente per le province non ancora viste. Viste è una lista in cui semplicemente ci aggiungo dentro le cose che ho già visto e ogni volta con l'operatore in vado a ricercare se quella stringa compare o non compare. E quindi mi dà lo stesso risultato, però come vedete non l'ha rifatto mille volte. Adesso ovviamente me le dà in ordine sparso. L'ordine 312 è il dato che avevamo già visto prima, quindi ovviamente il risultato numerico continua a essere giusto. Era già giusto prima, ma prima mi dava una marea di duplicati. Oltre al fatto di fare il lavoro un numero eccessivo di volte. Alla fine, dentro questa lista, questa viste, avrò una lista con tutte le province, con i nomi di tutte le province. Ci sarebbe anche un altro modo, non lo facciamo insieme perché ci vorrebbe un po' di tempo e invece voglio accennarvi velocemente un altro argomento, che è quello invece di costruirsi una struttura dati più complicata. Cioè, immaginate se io facessi una struttura di questo genere. Che ne so, o poi non ne so i paesi comuni, però non so se Scavagliare, Vercelli, fa lo stesso. Sto pensando di rimescolare i dati in un modo diverso. Immaginando di costruire questa struttura dati un po' per volta, no? Man mano che leggo i comuni. Io avrò una struttura dati che è una tabella, la prima colonna è il nome della provincia, la seconda colonna a sua volta è una lista. Quindi in questo caso abbiamo tre liste annidate una dentro l'altra. Una per gestire la tabella, una per gestire le righe e l'altra il secondo campo della riga a sua volta è una lista. Lista di cosa? Dei comuni di quella provincia lì. Non è difficile da costruire questa struttura dati perché basta andare riga per riga, anche se sono mescolate, dico ok, io sono la provincia di Roma. Ce l'ho già Roma nella prima colonna di questa tabella? Sì? No. Se no, l'aggiungo. Poi vado a vedere il comune. Un comune in provincia di Roma, chiaramente. Allora, a questo punto, questo comune lo aggiungo alla lista, faccio un append nella lista che contiene, corrispondente alla seconda colonna della riga in cui nella prima c'è Roma. La parola è complicata da spiegare. Però se trovo appunto un altro comune nella provincia di Torino che sia, che ne so, Ivrea, allora dico, troverò la coppia Ivrea, provincia di Torino. Vado a chiedermi, la provincia di Torino ce l'ho già nelle mie tabelle? Sì. Ok, allora vado a prendere di questa tabella la seconda,
la riga di Torino, che conosco perché avrò cercato e trovato Torino, la seconda colonna ci faccio append di Ivrea. Poi magari c'è Alba, che è in provincia di Cuneo. Allora vado a cercare Cuneo, ce l'ho già? No. Cerco su tutte le prime colonne, Torino non c'è, e allora aggiungerò una nuova riga, Cuneo, in cui la seconda colonna la creo con una lista che per ora contiene solamente Alba, e poi si potrebbe arricchire. Quindi in questo modo sto esplicitamente elencando per ciascuna provincia tutti i comuni che ne fanno parte. Stiamo iterando sulla tabella. Quindi ad ogni iterazione della tabella ho un comune e una provincia. No? Sono le varie righe di quella tabella che abbiamo fatto prima, rimescolata. L'operazione che faccio è, mi chiedo, la provincia c'è già o non c'è già? Se non c'è, aggiungo una riga corrispondente. Se c'è già, vado a capire, mi ricordo qual è quella riga. Prendo il comune e lo aggiungo nella seconda colonna. A questo punto, questo è il lavoro che non è complicato da fare, come numero di istruzioni non sono tante, forse è un po' più complicato da concepire, ma una volta che ce l'ho, per sapere quanti comuni ci sono in ciascuna provincia, basta fare un allen, la lunghezza della lista corrispondente. Len di questa roba qua ti dà esattamente quanti comuni ci sono. Se poi ti serve sapere quali sono, ce li hai lì. Quindi, a volte ci si può aiutare creando delle strutture dati, diciamo, di appoggio che mi aiutino alle dare le risposte che devo dare. Posso a volte fare delle elaborazioni, in questo caso qua, più passaggi attraverso la stessa tabella, cioè la tabella ce l'hai, quella è, per trovare un'informazione ci faccio più passaggi. Va bene, l'abbiamo fatto, funzionato. Oppure dico, va bene, senti, la forma in cui ci sono questi dati non mi è comoda. Ricopio i dati in un'altra struttura dati in cui le stesse informazioni siano però disegnate, organizzate in un modo più comodo per l'informazione che mi serve. Ok? Ok. Adesso questo, come dicevo, è solo uno spunto di ragionamento per dire che le cose si possono fare in modi anche molto diversi. Ok? Noi riprenderemo cose di questo genere quando faremo dizionari, no? Che poi sono una struttura dati che ci aiuta molto a fare questa operazione qua, anziché semplicemente con le liste di liste di liste, perché qua l'operazione pesante, antipatica, è dire ma Cuneo ce l'ho già o no, e se ce l'ho dov'è? E ogni volta, con quello che sappiamo, bisognerà fare una ricerca su tutta la lista. Non possiamo usare index o find, perché index avrebbe bisogno dell'intera riga da ricercare, l'intera lista, invece noi ricerchiamo una riga in cui un campo solo conosce, ha il valore che conosciamo. Quindi questo lo lasciamo, lo riprendiamo quando avremo delle strutture dati più adatte a fare questo tipo di cose. Ok, io l'ultimo argomento che vi volevo accennare, ma perché lo accenniamo in modo solo superficiale, non abbiamo bisogno di gestirlo in modo complicato, è la gestione delle eccezioni. No? Che dalla prima lezione, la prima volta che abbiamo fatto input, vi ho detto, senti, se poi l'utente scrive un testo anziché un numero, quando tu ti aspettavi un intero, il programma si blocca da eccezioni, non ci puoi fare nulla. Noi abbiamo visto, ve ne siete accorti provando a lavorare, che quando apri un file che non esiste ti dà un'eccezione e così via. E per ora le eccezioni per noi sono sempre state fatali, nel senso che quando il programma incontrava un'eccezione si bloccava. C'è modo di gestire le eccezioni, fare in modo che il programma si accorga che la open sta per fallire e quindi prima che il programma si blocchi intercettiamo questa cosa, come fosse una sorta di if. Se va male allora fai qualcosa. Solo che l'if purtroppo funziona prima, devo saperlo prima di provare e poi eventualmente non provo. Però alcune operazioni non posso sapere prima se andranno a buon fine oppure no.
Non posso sapere se l'utente inserirà un numero o una frase. Non posso sapere se il file esiste o non esiste finché non provo ad aprirlo. Allora, Python cosa fa? Quando incontra questo tipo di errori, genera un'eccezione, come si dice in gergo. In realtà Python non lo chiama eccezione, la chiama errore, ma va bene. Ad esempio, quando apro un file che non esiste, anche dentro una funzione, mi genera un errore di tipo OS error, perché ogni errore avrà un tipo diverso, c'era index not range error, c'era eccetera. Allora esiste nel linguaggio, esistono delle istruzioni proprio per la gestione delle eccezioni, in particolare quelle che interessano a noi sono quelle in cui vogliamo gestire un'eccezione che si è verificata nelle funzioni di libreria. No? C'è la funzione raise che ti permette di creare nuove eccezioni. Ma a noi interessa abbastanza poco. Noi vogliamo gestire un'eccezione quando si verifica. Try except definisce un nuovo blocco. Andiamo direttamente alla sintassi, all'esempio. Try, blocco, due punti, una serie di istruzioni. Quindi io metto una serie di istruzioni dicendo proviamo a vedere se funziona, try. E le istruzioni vengono normalmente eseguite una dopo l'altra tranquillamente, normalmente. Con una differenza, se in una qualunque di quelle istruzioni si verifica un errore, quindi un file che non esiste, una conversione intero che fallisce, eccetera, eccetera, allora, poiché sono in un blocco try, Python, prima di abbandonare e bloccare il programma, andrà a vedere se hai delle clausole di tipo except in chiusura del blocco. Ciascuna clausola except è qualificata specificando quali sono le eccezioni che ti interessano, i tipi di errori che ti interessano, e lui va a vedere il tipo di errore che ho generato è uno di quelli che tu hai indicato nelle varie clausole except? Se sì, quindi se tu hai previsto che, cosa vuol dire except? Che queste sono le istruzioni normali, ma ci possono essere delle eccezioni, dei casi gravi, dei casi particolari, in cui si verifica un errore di questo tipo. Poiché ho scritto una open, mi devo aspettare che l'open possa generare un OS error. Allora, nel mio programma posso prevederlo. Allora dico, ok, metto la open dentro un blocco try, e dico, ok, prova a far questo, nel caso eccezionale in cui non riesca, cosa fai? Fai questa istruzione. La int può fallire? Sì. Come può fallire? Con un value error. Allora io ho un except value error che, qualora la int fallisca, mi esegue queste istruzioni anziché bloccare il programma. Se in queste istruzioni, se questo blocco try, ci fosse una divisione per zero, questa divisione per zero genera, abbiamo scritto zero, un errore tipo zero division error, che non è previsto, non l'avevo previsto di gestire, e quindi quell'errore lì bloccherà il programma comunque. Quindi la clausola except è una ultima spiaggia, del tipo, se hai verificato un errore, sto per bloccare il programma, tu hai qualcosa di meglio da fare rispetto a bloccare il programma? Se ci hai pensato prima, sì, allora tu riesci a, diciamo così, mantenere vivo il programma eseguendo queste istruzioni. Se invece nel blocco try va tutto bene, non si verificano eccezioni, questi blocchi except vengono saltati, ignorati, si passa avanti. Quindi questo è il tipico, vediamo se c'è l'esempio dopo. Scusate, pensavo... No, pensavo... Allora, pensavo di avere un esempio semplice, ma ve lo faccio al volo. Il tipico esempio che facevamo, dove ci preoccupavamo, era di una lettura di un file intero, di un numero intero, scusate, da tastiera. Noi cosa facevamo? Leggevamo un dato n uguale int di input
del dato. E poi incrociavamo tante dita che l'utente effettivamente inserisse un numero intero. Ok? Quindi il dato, se inserisco però una lettera, il programma si bloccava con un value error. E non sapevamo cosa farci. Adesso con questo meccanismo, che l'errore derivi da un input, che derivi da un'apertura di un file, posso provare a gestirlo. In questo caso dirò cosa? Questa input è un'operazione, tra virgolette, pericolosa, perché potrebbe verificare un segno eccezione, e la metto in un blocco try except, dove nell'except specifico qual è il tipo di eccezione che mi aspetto che si verifichi. Quindi except value error. Allora, io qua potrò dire dato non valido, anziché, e poi dopo vado avanti col programma. Per cui se l'utente inserisce un dato valido, 3, l'except non viene fatta, non si genera nessuna eccezione e il programma stampa fine. Se invece l'utente inserisce un dato errato, che prima avrebbe causato l'eccezione al blocco del programma, semplicemente non genera nessuna eccezione, non c'è niente scritto in rosso, viene eseguito questo blocco di codice qui e poi il programma prosegue. Adesso questa è un po' una presa in giro perché alla fine il dato non l'ho letto. Quello che dovrei fare è, se si vede un'eccezione, prova a rileggere il dato. Dimmi. Ma dove ho messo il dato non valido? Nel caso si potrebbe inserire l'input? Sì e no. Nel senso che tu mi dici, ovviamente quando il dato non valido lo devo rileggere. Allora potrei fare così. Però quella input lì non è più protetta dal try. E quindi dovrei a sua volta mettergli un try per poterla fare, no? Allora, è giusto il concetto che se il dato non è valido lo devo rileggere, ma devo ripetere la lettura, quindi conviene fare qualcosa di questo genere. Tutto questo lo metto in un while. E magari governato da un piccolo flag e l'ok diventa vero quando leggo il dato. Quindi la ripetizione ce l'ho, ma non ce l'ho ripetendo la input più volte, ma facendola ripetere più volte. E la ripeto finché non c'è qualcosa che mi dice o qualcuno che mi dice finalmente sono riuscito a leggere. Adesso in questo caso ho aggiunto una variabile booleana in più, altre volte magari può semplicemente andare, la condizione del while potrebbe andare a leggere il valore di n, se è stato letto correttamente o no. Questo è il modo più semplice di gestire un'immissione, tra virgolette, sicura dei dati. Tra l'altro io questo ok true l'ho messo semplicemente incondizionatamente, ma questo qua potrei a questo punto qua verificare se n è compreso tra 0 e 100, tra un minimo e un massimo, posso fare tutti i controlli che voglio, stampare tutti i messaggi d'errore che voglio, alcuni li controllo con delle if su un dato che ho letto, altri che esulano dalla mia capacità di controllo perché hanno a che fare proprio con la conversione dei dati e con l'input dei dati, li vado invece a gestire nell'Excel. L'importante è che poi metta questo true solo quando tutti sono contenti e allora uscirò dal ciclo. Quindi in questo caso, se inserisco dei dati non validi, rimango dentro quel ciclo while, ma un ciclo while normalissimo, governato da una variabile logica, quando ci metto un dato esco. Idem quando voglio aprire un file. Se io apro un file il cui nome è scritto nel programma e il file non si apre, non posso farci nulla, non serve a niente fare questa cosa qua, perché se lo ripeto la open 100 volte con lo stesso nome di file continuerà a fallire 100 volte. Può cambiare magari quando il nome del file è inserito dall'utente, allora no, guarda, questo file non esiste, inserisci un altro nome. Quando ha senso riprovare o ha senso gestire in qualche modo l'anomalia. Noi, la gestione delle eccezioni è in generale molto complessa, soprattutto quando è fatta su più funzioni, eccetera. Noi ci limiteremo
ad alcuni casi del genere in cui essenzialmente nell'input e nella open sappiamo che c'è un alto rischio di eccezioni e quindi possiamo gestirle in qualche modo. Ok? Dimmi. C'è tutta una gerarchia di eccezioni, pensavo di avere la slide ma forse non c'è, a livelli diversi. Dove ce l'ho la slide? Non ce l'ho. E quindi se io catturo un'eccezione di livello alto, quella va a catturare anche, non ce l'ho qua la figura, ero convinto di averla, scusami. Se cattura OSR, lei cattura tutte le eccezioni che sono di quella tipologia.